CGIL, che è sindaco di Bologna e adesso è al Parlamento europeo. E Maddalena ci parlava di una serie di paradossi. Io non sono d'accordo con Maddalena quando dice la crisi libica ha seppellito la politica estera europea, perché la politica estera europea ancora non è nata, purtroppo. Noi tutti cerchiamo che nasca, però ricordiamoci, come ci ha ricordato Pieri, da che cosa siamo partiti. Ricordiamoci che siamo 27 nazioni e saremo 28 il 1 gennaio del 2013. Ricordiamoci quindi che ci sono 27, saranno 28 parlamenti, rappresentiamo 500 milioni di persone, solo di deputati e senatori, diciamo di rappresentanti del popolo, che devono dire sì ogni volta che l'Europa decide qualcosa, sono circa 10.000. Quindi la difficoltà di mettersi d'accordo bisogna tenerla presente. Ora, noi, dicevo del paradosso che vedo campeggiare su tutto, noi siamo il continente più ricco del mondo ancora oggi, anche se possiamo ritenerci in parziale decadenza. Siamo sicuramente il continente più libero, quello dove con più forza si difendono i diritti umani, con più forza si difende l'ambiente, che ha una maggiore tutela del cittadino e del consumatore. E per quale motivo, Sergio, noi ci sentiamo appunto così in retroguardia? Per quale motivo noi, i popoli europei, non riconoscono oggi, non si riconoscono il progetto europeo, non guardano all'Europa come la soluzione dei loro problemi? Intanto buonasera. Io credo che ci sia un effetto negativo dovuto alla frenata brusca di questi ultimi anni. All'Europa resta un luogo straordinario, con delle potenzialità enormi, con delle istituzioni potenzialmente molto efficaci. È venuto a trovare nel mezzo del guado di fronte ad una crisi epocale, perché bisogna mai sottovalutare, anche sul versante istituzionale e politico, gli effetti di questa crisi cominciata nel 2008 negli Stati Uniti e arrivata immediatamente qui. Le conseguenze, cioè il peggioramento delle condizioni materiali di vita di milioni di persone e l'incapacità delle istituzioni europee di rispondere in maniera adeguata, hanno prodotto questo effetto, in qualche caso di scoramento, in qualche caso disillusione. Ci sono molte preoccupazioni. Questo però non deve portarci a ritenere, come invece alcuni fanno, l'Europa un luogo da abbandonare. Io penso che chi sostiene che bisogna ritornare a casa propria, bisogna ritornare agli stati nazionali, o è folle oppure bara al gioco, cioè usa l'argomento per ottenere dei risultati a breve periodo, in altro campo, in altra natura. Bisogna ripartire con qualche decisione. I padri dell'Europa, le facce di prima Nicolò ricordava, quelli che hanno vissuto l'Europa nella fase nascente, quelli che l'hanno pensata e proposta, sapevano benissimo che l'adozione della moneta unica da sola non sarebbe bastata a dare solidità e coesione all'Europa. Hanno scelto la moneta come elemento trainante. Si sono chiesti da dove cominciamo. Cominciamo da lì, con tutti i rischi e i pericoli che questo comporta, perché la moneta poi trascinerà il resto. Ecco, il resto fa resistenza, fa fatica ad essere trascinato. Allora, come diciamo ogni tanto nelle nostre discussioni per amor di sintesi, cosa che in Europa, come sai, è molto apprezzata, da noi un po' di meno, dalla crisi si esce con più Europa. Cosa vuole dire, provando a tradurlo? Vuol dire cercare di avere un assetto che va verso gli Stati Uniti d'Europa, dunque un quadro federale, con poteri che oggi sono ancora esercitati dagli Stati membri e che dovrebbero essere trasferiti alle istituzioni europee. Noi oggi abbiamo tre livelli, il Consiglio, la Commissione e il Parlamento. Il Parlamento è l'unica elezione diretta, è il livello istituzionale che ha meno poteri. Bisogna cominciare, nel trasferire competenze, anche a far sì che gli altri livelli diventino più democratici. Ad esempio, se alla prossima occasione, le prossime elezioni europee, si arriverà, com'è possibile, come io spero,
ad eleggere direttamente il Presidente della Commissione, avremo dato ai cittadini la possibilità di scegliere la persona da collocare in uno dei punti, se non nel punto più importante, dell'assetto istituzionale europeo. Se avremo, cose un po' più complicate, in verità perché ci sono dei ritardi che peseranno, delle liste transnazionali e un italiano potrà votare per un francese e viceversa, anche lì avremo fatto un passo importante nel riavvicinare i cittadini alle istituzioni. Questa fatica non è di poco conto, perché dire che bisogna cedere sovranità è relativamente semplice, farlo un po' più complicato. Si va incontro a interessi, a poteri, anche ad abitudini consolidate. Però quella è la strada. Noi dobbiamo lavorare perché questo accada e dobbiamo provare a dare un po' più di profilo, un po' più di consistenza a quello che si è già mosso nella direzione giusta. Adesso dicevi, c'è stato bisogno della crisi nei paesi africani per dimostrare i limiti della politica estera europea. Quella politica non c'è, però la figura del commissario della politica estera è la figura istituzionalmente, per compiti e funzioni, più alta di tutta la Commissione. Il guaio qual è? È che la signora che oggi ricopre quell'incarico non è, secondo me, prendo la responsabilità di quel che dico, all'altezza del ruolo. Lo abbiamo visto in ragione appunto di questa... Ma è stata scelta per quello? Non credo. Credo che la scelta sia, risponda a delle logiche ancora peggiori, se vuoi, ma insomma non credo che ci fosse intenzione di privare l'Europa di una politica estera. Purtroppo le cose sono andate in quel modo, spero che al prossimo giro si ponga rimedio, come ovvio. Però se noi avessimo un commissario all'economia con le stesse funzioni, avremmo anche lì fatto un passo in avanti. Perché una moneta unica senza una sola politica economica o senza una sola politica fiscale ovviamente non regge. È andato tutto bene fino a quando le economie dei singoli paesi e mediamente dell'Unione hanno funzionato. Quando è arrivata la crisi le contraddizioni sono esplose. E qui siamo. Ora, che cosa serve secondo me, per dirla in estrema sintesi? Ci sono molte idee diverse, c'è anche contrarietà all'ipotesi che adesso vi espongo, ma anche in casa mia, voglio dire, nella stessa famiglia politica nella quale...